Di cosa parlo oggi? È un problema che sto riscontrando in tutte le fabbriche dove vado da quando c'è il 4.0. Per avere l'incentivo la gente si improvvisa. Più o meno cosa succede? Che ci sono un po' di imprese che hanno scoperto che esiste la certificazione CE. Voi direte, ma come? Tutti sapevano che esisteva il CE? No. Succede che per avere l'incentivo, nella perizia 4.0 che lo devi fare, uno dei punti è che la macchina sia sicura e sia aggiornata allo stato dell'arte di adesso. E quindi vogliono una dichiarazione di conformità. E quindi se hai unito più macchine, vogliono il CE dell'insieme, che è una specie di scoperta mistica. E tu dici, ma è una regola che c'è da 20 anni. Però, per avere i soldi, gli incentivi di Stato, si sta scoprendo questo uovo di Colombo, chiamiamolo così, ed è nato un errore nuovo, prima che non c'era, è nata la figura del consulente che firma il CIE, è nata la figura del mangiacarte che non ha fatto niente sulla macchina, che fa una verifica visiva funzionale e firma la dichiarazione di conformità. Voi mi direte, ma perché dici che è un errore? Perché secondo la direttiva, diciamo, secondo la dichiarazione, quando uno firma la dichiarazione di conformità firma che la macchina è sicura e rispetta i requisiti essenziali di sicurezza allegato a una direttiva macchine, che noia. Sulla direttiva macchine c'è scritto che lo può firmare solo il costruttore o il progettista o chi l'ha pensata. Io consulente non ho pensato niente perché la trovo già fatta, non ho costruito niente perché non ho comprato niente, non ho coordinato il lavoro di nessuno, quindi non so come l'hanno fatta. Non ha potere di spesa organizzativo, quindi non, di fatto non ho fatto niente, quindi cosa firmo? Quello mi fa i video a tradimento. Quindi questa firma del consulente è finta ed è un reato penale, perché la marcatura mendace è un reato penale, e il povero cliente che accetta la firma falsa fa un reato pure lui, che non lo sa. Quali sono le due persone che dovrebbero firmare? Se io faccio fare un'isola robotica, una linea di produzione insieme con più macchine, prima cosa deve essere sicuro che sia una linea unica, che qua c'è il secondo errore. Per avere gli incentivi di Stato creano linee che non esistono. Cioè, fanno finta che 3 macchine abbiano un unico sistema di comando quando non è vero. Magari c'è macchina 1, macchina 2, un po' di spazietto, e poi c'è la macchina 3. Ma la macchina 3 non è collegata alle prime due, è solo in fila, quindi il pezzo passa dal primo gruppo al secondo, ma per essere una linea devono essere integrate tra di loro, devono parlare tra di loro, ma non solo il flusso dei dati, come parlava prima Piercarlo, ci deve essere un punto di comando che governi tutte le linee. Mi devo mettere di qua? Ok, c'è un ragazzo che mi sgrida. E invece io trovo che fanno finta che siano linee, un insieme di macchine che un insieme non è. Quindi firma la persona sbagliata, fanno finta che sia una linea una cosa che non sia una linea. Voi direte, ma perché mi dite queste cose? È perché fate un falso in atto pubblico, un reato pure fiscale. Perché fare una richiesta di iperammortamento dichiarando il falso non è proprio una cosa leggerissima. Poi c'è il terzo errore che trovo, che per vendere di più fanno, facciamo così, un buon consulente, un buon costruttore di macchine, il costruttore di macchine fa le macchine tutte uguali ma tutte diverse, cioè sono tutte simili tra di loro ma le vende customizzate per il cliente, magari voi due no, però tendenzialmente sono tutti, quindi il fascicolo tecnico è sempre simile e magari fa 3 insiemi grossi di macchine sempre simili, noi le chiamiamo famiglie, quindi il fascicolo tecnico è messo insieme per famiglie. Non si fa un fascicolo tecnico per ogni macchina, ci sono delle parti in comune che possono racchiudere tutte le macchine vendute, mi date la conferma anche voi due, no? Questi consulenti 4.0 improvvisati dicono no, le famiglie non esistono, una famiglia, cioè una linea, una certificazione, un fascicolo tecnico, quindi non raggruppano in insiemi simili, linee simili da certificare, e quindi al posto di farti pagare uno per 5 linee, ti fanno pagare 5 per 5 linee. Io penso che sia molto conveniente per il consulente, però non è molto leale. Allora, l'altro giorno parlavo con una grossa impresa che la casa madre gli ha mandato il consulente che gli voleva fare 5 linee, 5 certificazioni. Io ho detto, no, fai un unico fascicolo tecnico, un'unica valutazione del rischio, perché cioè, alla fine cambi il nome del file, quello che fa la valutazione del rischio è una relazione su Word molto banale, da sapere cosa si scrive, dove si elencano i rischi di inferenza tra le macchine, ma se le macchine sono sempre le stesse, quelli sono i rischi,
Quindi un'unica relazione con le 5 dichiarazioni di conformità, con i 5 numeri di matricola, con i 5 dettagli che possono cambiare, ma è una relazione, è un incarico, non 5 incarichi. Voi direte, ma è banale, ma non lo sa nessuno. Cioè io pensavo fossero banalità, pensavo fossero cose ovvie, e invece no, perché ho i clienti che mi chiamano e mi dicono, oppure trovo con certificazioni che dici, ma non è possibile, come fa a averla firmata quell'azienda di consulenza? E allora quando parlo con la multinazionale che trova il CIE firmata la consulenza, dico, guarda il camerale. No, se sei un libero professionista il camerale non ce l'hai, ma non puoi firmare il CIE, quindi diciamo posto. Se è un SRL, guarda il camerale, è un oggetto sociale, è un costruttore, è un impiantista, è un progettista, perché non basta mettere i cavi per certificare CIE, bisogna avere un oggetto sociale compatibile con l'idea di costruttore. Oppure un ultimo incarico che mi è capitato è multinazionale tedesca compra il ferro in Cina, ne parlavamo prima, compra da un costruttore elettrico che mette giù i cavi, fa il sistema di comando della linea, ma chi ha pensato la linea, chi ha progettato la linea è l'utilizzatore, non è il costruttore del ferro, non è chi ha cablato la linea. Quindi chi dovrebbe certificare CIE dovrebbe essere quello che ha progettato la linea. E invece per passare il cetriolo a qualcun altro pagano e fanno firmare al costruttore elettrico. È un mercato un po' anarchico, vi sto parlando solo di problemi. Però io sono desolato, ho fatto 500 video parlando su questa roba qua e non è servito a niente. Cioè è ancora tutto così, è desolante. Voi mi direte, ma perché pensi che possano cambiare i tuoi 500 video? Perché a me sembra di avere un impatto sulle fabbriche in giro per l'Italia. Però si vedono abbastanza, queste cattive abitudini, far pagare 5 volte la stessa cosa, forse fa più gola che farne pagare una volta sola. Far firmare un altro, il posto che firmare io, fa sembrare che ci sia una testa di legno. Allora, se io fossi un utilizzatore, sono una fonderia, compro un'isola, un centro di lavorazione, un'isola robotica, per risparmiare scelgo 5 fornitori, uno per il robot, uno per il sistema di comando, uno per i rulli, uno per le reti, uno per la pressettina, uno per la rivettatrice, così risparmio. Ma allora sono io che con il mio tecnologo ho progettato, ho pensato, ho coordinato, quindi sono il mio datore di lavoro che firma come fonderia. Se invece non voglio firmare, io scelgo un capocommessa, e quel capocommessa governa tutti, ma io pago solo il capocommessa, non pago 5 fatture, io pago un unico capocommessa e poi è lui che coordina e governa. Invece trovo situazioni dove ha pagato 5 fornitori e chi firma il consulente. Questa roba qui non vale niente. Cioè, l'isola non certificata, sappiamo il consulente. Di fatto, perché c'è stato di fatto, se succede qualcosa, il consulente che ha firmato lo chiamano lo stesso perché ha firmato. Quindi non è che non lo chiami. Il PM lo chiama, però il datore di lavoro risponde come se avesse marcato lui, perché ha una falsa marcatura e quindi il datore di lavoro pensa di essere a posto e non lo è. Il problema è che l'ignoranza non è ammessa, ma ci sono troppe norme da sapere, c'è troppo da sapere, e quindi quel povero Cristo si trova con il cerino in mano, no? La mia idea di presentazione era tutta qua, era molto banale e molto stringata.